Il disegno, che nel tuo caso, ecco, per come la vedo io, è molto recitazione. E mi sembra che anche lì ti diverti molto Sì, cioè, mi diverto un sacco. perché E ogni poi... tanto si trovi di quelle espressioni che Sì. questo da lettore. Ti ringrazio. No, sì, mi diverto come una pazza. E qui effettivamente torno, non so, non ne ho viste così tante di sitcom che mi chiedevi prima, però mi rendo conto che non so, forse tornando indietro proprio agli anni 70, Happy Days, non lo so, queste, quelle cose che vedevano proprio, ma proprio da piccola, perché secondo me è proprio da bambini, da ragazzini che si forma anche il modo che una persona avrà poi di raccontare, di immaginare le storie. Quindi Tra l'altro, probabilmente... Happy Days era una sitcom, anche se da Sì, noi sì. non Ma all'epoca non c'erano si... le risate, no? Sì, ma non si Registrate. usava neanche quel nome all'epoca, Sì, cioè, no, non so... però nella versione americana c'erano, quelle Ah, furono l'abbiamo tolta, eliminate ecco, vedi. Sì, nella nostra, perché all'inizio sì, sì, sì. sembrava una cosa un Sembrava po' brutto. strana. Sì, comunque quella cosa lì sì, diciamo, quella mi è rimasta probabilmente dall'epoca, quella cosa di tenere praticamente che nei fumetti una camera fissa sui personaggi, non fare punti di vista particolarmente complicati, rimanere più o meno sempre ad altezza personaggio, al massimo mi faccio un po' di carrellata avanti o indietro, però mi piace proprio stare sul... E quella era una cosa molto anche di Happy Days, infatti, cioè la recitazione, l'espressione dei personaggi probabilmente mi arriva da quel periodo, guarda, non so, comunque a me piace proprio tanto quella cosa lì, per me la cosa fondamentale è poter giocare sulle espressioni dei personaggi, sulle interazioni tra i personaggi, perché poi invece quando, cioè se in una sceneggiatura anche mia, non è che voglio incolpare altri sceneggiatori, se mi ritrovo a dover fare un campo lungo, un paesaggio perché è necessario in quel momento, ecco, lì mi annoio. Invece quando disegno i personaggi, la recitazione dei personaggi, proprio quello mi diverte proprio tanto. Sì, anche cercare proprio i mezzi toni, le mezze espressioni. Sì. Non codificarle mai, ecco, continuare a provare a cambiarle. Se ti posso dire una cosa in cui invece ho trovato molto forte, questa, che tu parli di chimica, una cosa che ho trovato in quel caso veramente molto forte, legata ai personaggi, alla situazione, al tipo di storia, quando con Tito Faraci e Mario Gomboli abbiamo rifatto un diabolico un pochino più comico rispetto. E lì ho trovato che all'inizio ero un po' imbarazzata, diciamo, nell'affrontare questo personaggio gigantesco, insomma, poi ho visto che Mario Gomboli invece si divertiva a immaginare questa cosa, ho detto va bene, partiamo. E quella devo dire che è una situazione in cui proprio i personaggi, cioè sono stati i personaggi a portarmi a divertirmi molto di più a disegnarli, perché Diabolica è serissimo, ma serissimissimissimissimo, privo di qualsiasi senso dell'umorismo, e quella cosa lì a me mi ha proprio fatto scattare una cosa perché mi diverto. Anche se fondamentalmente lo devo disegnare sempre con la sua espressione seria, perché quello è. E poi questa cosa si ricollega molto al fatto che nei film comici il comico deve essere quello che non ride mai, cioè sono gli altri che ridono di quello che succede, ma non lui è sempre serio, cioè non, o perché non capisce la situazione o perché comunque gli dà talmente fastidio che comunque lui rimane impassibile. Paperino è un personaggio estremamente malleabile, perché effettivamente può essere tutto il contrario di tutto e nessuno si stupisce. In realtà è una cosa che abbiamo un po' tutti quanti, che siamo tutti contraddittori, quindi forse anche per quello che poi ci riconosciamo, la maggior parte delle persone, degli appassionati di Disney, alla fine si riconoscono in Paperino. Quindi, cioè, perché proprio non è un personaggio con delle caratteristiche così forti, così marcate, o meglio, ce le ha tutte. A volte prevalgono delle caratteristiche, a volte altre, e questo vale, per Paperino vale su tutto, molto, ma un po' meno magari su altri personaggi, per esempio Paperone comunque, se anche lui riesce a essere tutto il Sì. contrario di tutto, però rimane il fatto che è il papero più ricco del mondo e tutta una serie di cose. Paperino non ha una caratteristica sua specifica, se non appunto quella di averle tutte, e questo comunque lo rende facilissimo da usare per raccontare delle storie.